a tutte. Per fare questa ciambella ci servirà il colore della base della ciambella, che ho ottenuto mischiando il Sahara e il caramello. Ho unito due parti uguali. Poi ci servirà questo rosa, che ho ottenuto mischiando il color raspberry con un pochino di bianco, solo un po', e poco giallo e poco azzurro. Allora, cominciamo prendendo la pallina del colore della base della ciambella e la schiacciamo un pochino con le dita, in questo modo. Ora che l'abbiamo schiacciata, prendiamo uno stuzzicadente e facciamo un buco precisamente a metà. Facciamo in modo che ci sia anche dall'altra parte, e roteando così lo stuzzicadente lo allarghiamo un pochino. Ok, adesso che abbiamo fatto il buchino possiamo prendere il colore della glassa, il rosa, e lo appiattiamo per bene. Lo lasciamo abbastanza sottile. Ora, con i bordi, schiacciando con le dita, dobbiamo cercare di creare l'effetto della glassa che cola un po', in questo modo. Ora che abbiamo fatto questo procedimento, la andiamo a posizionare al centro della nostra ciambella e facciamo aderire tutti i bordi. Adesso, sempre con lo stuzzicadente, dobbiamo ricreare il buco. Quindi da dietro, molto delicatamente, solo per far capire dov'è il buco davanti, molto delicatamente ripetiamo l'operazione del buco. Ecco, questa è la ciambella. E ora non resta che mettere gli zuccherini colorati. Quindi prendiamo il giallo e facciamo una bisciolina molto molto sottile. Ecco, ora che ho fatto la strisciolina, prendo un taglierino e taglio dei pezzettini abbastanza corti, così. Adesso, con le dita molto delicatamente, andiamo a posizionarli sulla ciambella, facendo conto che dobbiamo lasciare lo spazio anche per gli zuccherini azzurri. Ora facciamo lo stesso procedimento con la bisciolina, con la pallina azzurra. Ecco, questo è il risultato. La ciambellina è molto golosa. E ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao, un bacio! Mi sono dimenticata una cosa molto importante. Per mettere il chiodino alla ciambella, per non far vedere il chiodino nel buco, io di solito faccio così. Piego il chiodino un pochino in diagonale, in questo modo, e lo inserisco cercando di farlo andare da un lato della ciambella. Ecco, così nel buco non si vede nulla. Ciao!